Let's turn it up now. Get it poppin', hop to Molly. Dirty and bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothing to lose. So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, 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 pop. You don't get them girls loose, loose. TJR. You don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, but I do, I do. I say y'all having a good time out there. They can't, they won't, they never will. Stop the party. They can't, they won't, they never will. Stop the party. I love you, JP. I say y'all having a good time out there. Y'all thinking, y'all thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benjis, Frankies, you know. Just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, Yankees. Digga, 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 zow. Who got the keys to the world now? Yours truly, blah, 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 blah. They can't, they won't, they never will. Giornata della seconda edizione del San Severo League, siamo qui con Damiano Baldo, giocatore dei The Brothers. Damiano, state conducendo questo primo tempo per 2-1 dopo che stavate perdendo per 1-0 proprio agli inizi di questa partita, poi un gol tuo e un gol di tuo fratello e siete riusciti a ristabilire un po' le sorti di questo match. È stata una bella partita, sono dei avversari, degli avversari forti, giocano bene, giocano a calcio come stiamo giocando noi, ci stiamo divertendo. Dami, state vincendo 2-1, quindi comunque è un vantaggio, diciamo, piccolo per una partita di calcetto. Quindi cosa ci vuole secondo te nel secondo tempo per non perdere un pochettino i ritmi che avete trovato nella prima frazione? Ci vuole specialmente corsa, come stiamo facendo bene, continuiamo così e porteremo a casa questo risultato. Va bene, a questo punto ringraziamo Damiano Baldo, lo rimandiamo così. Wanna get behind the wheel, but only one rider. Eyes just feel, got me swimming like a diver. Can't let go, I got plans in Okinawa. My heart to Japan, quake, losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't, it's a cigarette. Sick of my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you, I never said I was driving reckless. You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. I know how to be the man.
winning. Cause the press tell it all, get a meal ticket. Clean necks, get in the car, just a little visit. Sacrifice just to make a hill still vivid. Reality, see when you're blessed, just kill critics. Bugatti never been, I'm rich, just God fearing. Look at me staring, got no blood staring. Got a good feeling, best of my caring. Tell it's Billy Jean's, I'm on another planet. Fake class, big Chuck, elite Prince, parents. By my mama chandeliers, I'm in tears, damn it. 30 years, you'd have thought these emotions vanished. Try to live, trying to figure how your sister vanished. No cheers, I know you would have panicked. Giornata della seconda edizione della San Severo League, siamo qui con Antonio Arancio, capitano della Cilluzza, e Alessandro Manganaro, giocatore della stessa squadra. Ale, partiamo con te, che oggi è stato il migliore in campo. È stata un po' una prova di carattere, soprattutto della vostra squadra, perché ricordiamo che dopo il vantaggio di Papale, dopo 8 secondi, gli avversari sono riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1. Poi nel secondo tempo diciamo che siete riusciti un po' a uscire gli attributi e gli avversari non hanno fatto nemmeno un gol e avete poi a lungo andare dilagato, anche grazie ai tuoi 3 gol sul finale. Fammi un po' un'impressione su questa partita, perché comunque è stata una bella prestazione da parte di tutti. Siamo riusciti a riportare il risultato, stavamo perdendo con un gol che doveva essere passato in vantaggio, stavamo recuperando il risultato, ma alla fine siamo riusciti con una prova di carattere a riportare il risultato grazie ai miei 3 gol e l'aiuto della squadra. Ale, secondo te cosa è cambiato fra il primo tempo e il secondo tempo? Siamo entrati in campo troppo alla leggera, invece il secondo tempo, come hai detto tu, abbiamo uscito gli attributi. Ando, da capitano ti faccio un po' una domanda, andando su questa squadra che, a parte tu Alessandro, è diciamo ex Noma, perché comunque avete cambiato buona parte degli elementi, e comunque vi presentate sempre come squadra temibile a questo torneo. Sì, ci tenevo a fare bella figura come l'anno scorso nell'altro torneo. Ho cambiato un po' la squadra perché c'è chi si è rotto la spalla, c'è avuto incidenti a un motorino, però penso che l'ho fatta migliore dell'anno scorso. Ando, invece cosa pensi, ti faccio un po' la domanda che ho fatto Alessandro, cosa è cambiato fra il primo tempo dove siete entrati inizialmente col vantaggio, poi gli avversari forse hanno espresso un gioco migliore durante tutto il primo tempo, e per il secondo tempo avete trovato i giusti ritmi per ribaltare questa partita? Nel secondo tempo siamo entrati con più grinta perché volevamo fare il risultato, ci tenevamo già dalla prima partita a fare una vittoria. E infatti così è stato, e speriamo di continuare sempre così. Ando, cosa ci vuole in questo torneo? Una domanda, lo so che alla prima giornata può essere un po' scontata. Cosa ci vuole per arrivare comunque sempre nelle prime posizioni di questo torneo? E se no anche vincere? Ci vuole sempre la grinta di oggi e giocare con più attenzione la prossima partita, senza fare errori banali. Un po' l'impressione tua che già dei tornei nostri te li sei fatti. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto oggi e penso che qualche risultato dovrebbe arrivare. Vabbè, a questo punto ringraziamo Alessandro Manganaro e Antonio Arancio per la Cilluzza.